Questo è il natro. Una piccola scatolina di polistirolo che contiene dei fantastici fagioli. Ma guardiamoli più da vicino. Come la tradizione giapponese vuole, all'interno troviamo il pratico contenitore di salsa di soia e il pratico contenitore di mostarda. In realtà senape. E adesso scopriamone la consistenza. Più verosimile a mochiko. Guardate. I miei colleghi qua, americani, sostengono che se... se uno straniero riesce a mangiare il natto, può considerarsi un vero e proprio giapponese. La domanda è perché? E adesso lo scoprirete. Lo so. Aggiungete una piccola quantità di salsa di soia. Quanto basta per insaporire i fagioli che andrete fra poco a miscelare. E aggiungete della pratica mostarda. Ok. Basta. Fai filmini. Microfilmini. Adesso, con le bacchette cinesi, prendete e miscelate il contenuto. Fagioli, salsa di soia e mostarda. Guardate. Vedete piano piano il fagiolo come cambia di consistenza e di colore? Guardate questa pappetta molto simile a mochiko. Questo è un piatto prelibatissimo per i giapponesi. Adesso vedrete qualcosa di sorprendente. Mi metterò in bocca questi fagioli. Vedete la consistenza? Vedete? Questa è la consistenza. Per ogni giapponese, uno straniero che riesca a mangiare questo è molto molto particolare e strano. Adesso lo mangerò. Natto si chiama questo. Natto, via! Prima di mangiare il muco. Molto buono! Molto buono. Ci vediamo alla prossima lezione su vivere e conoscere il Giappone. A presto. Partire per Viaggio Avventura on the road.